Dimenticate tutto quello che avete letto o sentito a proposito di Yaiba Ninja Gaiden Z, incontro tra ninja e zombie sotto l'egida di Keiji Inafune, Team Ninja e Spark Unlimited. Che ci crediate o meno, il nuovo contatto con il gioco ha sancito un ribaltamento di opinioni. Non diciamo che si tratta di un titolo totalmente diverso, ma il raffinamento di questi ultimi mesi di sviluppo ha stravolto il nostro parere. Da mediocre che era, ora come ora il titolo lascia intravedere spiragli di radiosa speranza, circa la versione completa attesa per il 28 febbraio. What can it do? Everything. L'enzone dei primi due livelli di gioco sottolinea immediatamente come Yaiba Ninja Gaiden Z abbia poco a che fare con il gameplay della saga con protagonista Ryu Hayabusa. Benché il sistema di combo sia rimasto invariato, la miriade di zombie e la maggiore esplosività delle situazioni di gioco sposta per forza di cose il baricentro del gameplay. Da un action puro e quasi paradigmatico si approda ad un hack and slash in cui al differente tasto premuto corrisponde ora la katana, ora il pugno bionico, ora la frusta. Sacrificando un filino di raffinatezza e fluidità, pur strizzando l'occhio ad action adventure più mainstream quando offre situazioni di gioco non focalizzate esclusivamente sul combattimento, Yaiba Ninja Gaiden Z non abbandona totalmente l'elevata difficoltà dei predecessori e sfida anzi il giocatore sin dalle prime fasi di gioco. Anche stilisticamente, Yaiba colpisce per non essere più l'action game elegante qual erano i precedenti Ninja Gaiden. Lo stile da comic americano gli dona particolarmente, eppure il labirinto di vicoli industriali e cimiteri gotici evoca più un setting occidentale. Sporco e spuntato com'è, il cel shading ribalta completamente le credenze degli episodi con protagonista Ryu Hayabusa. Un nuovo setting est europeo e una coraggiosa selezione di filtri grafici retini strappati da un colorista della scuola americana tinteggiano un videogame che di giapponese ha veramente poco. Spark Unlimited ha avuto carta bianca e la possibilità non comune di piegare il ferreo game design nipponico alle esigenze dell'industria occidentale. Se si è da essere sboccato, Yaiba Ninja Gaiden Z lo è tanto se non più di The House of the Dead Overkill. Il sangue ed altri liquami industriali scorrono copiosi sin dai primi stage di gioco, fuoriuscendo dai corpi sbriciolati di zombie e clown che poco hanno a che fare con i nemici senzienti di Ninja Gaiden 3. Yaiba Ninja Gaiden Z si configura quindi come una presa in giro dei canoni videoludici hollywoodiani, ispirandosi a quella cinematografia di serie B e a quel filone action splatter a base di non morti e carne da macello cui si era rivolto anche lo sparatutto su binari di Sega. Yaiba Ninja Gaiden Z, a un paio di mesi dall'uscita europea, mostra finalmente tutte le proprie caratteristiche positive. Yaiba è un ninja molto diverso da Ryu Hayabusa, forse l'esatto opposto, e questo videogioco pare volerci far riflettere sull'altro lato della medaglia degli acrobatici assassini nipponici. Poco importa se la trama e le situazioni di gioco si impegnano per essere ignoranti e sboccate, traendo ispirazioni dalle pellicole a base di zombie e il filone filmico definito di serie B. I due livelli da noi testati hanno sovvertito le tiepide impressioni delle tre, portando a galla un gameplay discretamente tecnico e sfidando il giocatore ad adattarsi alla grande varietà di situazioni, anziché frustrarlo con nemici impossibili e reiterati game over. Ci sono perciò validi motivi per aspettare la data di uscita a fine febbraio con curiosità ed entusiasmo. Il nuovo ninja potrebbe convincere sia i vecchi appassionati di Ninja Gaiden che far scoprire la serie ai neofiti.